giorno 10 ottobre inizierà, quindi la raccolta differenziata avrà una modifica dettata dalle necessità della piattaforma che raccoglie la plastica. Dobbiamo dividere quindi plastica da metalli, poi verrà spiegato in maniera più dettagliata anche con il depleant come si dovrà fare. Il venerdì ci sarà quindi la raccolta della plastica e del vetro, che da sabato passa venerdì al venerdì, e il sabato ci sarà la raccolta dell'umido e dei metalli. Per quanto riguarda invece l'istituzione delle isole ecologiche mobili, saranno calendarizzate nell'arco della settimana, dal lunedì a sabato, saranno dislocate in varie piazze o vie principali della città, secondo poi un calendario che verrà presentato. Lo scopo è quello di dare la possibilità ai cittadini nel conferire proprio gli sfalci della potatura, gli ingombranti e poi anche il secco residuo, gli indumenti e altro. E anche nell'abituare proprio la città, in previsione del nuovo contratto, a conferire nelle isole ecologiche per ridurre ulteriormente il porta a porta. Per quanto riguarda il risparmio, già abbiamo il risparmio, nel senso che questo costo, questo servizio che partirà dal 10 non ha costi aggiuntivi per i cittadini. Se produrrà ulteriori risparmi, questo lo vedremo successivamente. In ogni caso l'isola ecologica serve principalmente a poter conferire tutto ciò che ad oggi non viene servito dal porta a porta, per cui la plastica dura, questo lo voglio sottolineare, che riguardano i secchi che abbiamo a casa, le cassette di plastica, gli ingombranti, gli sfalci, il toner, i piccoli RAE, e quindi diciamo diamo la possibilità ai cittadini di poter conferire queste frazioni di rifiuti che fino a poco tempo fa venivano conferiti in maniera così indiscriminata al fondacazzo, e quindi diciamo con la chiusura di questo servizio si era creato questo problema all'interno della nostra città. Tra i cambiamenti anche quella della plastica, che andrà separata dai metalli, mentre finora era insieme, ora si andrà divisi. Come mai questa modifica? Sì, questa modifica per certi versi è una modifica obbligata, perché noi, appartenendo alla SRR4, che è l'organismo che ci indica dove andare a conferire le frazioni dei rifiuti, alla zona industriale hanno aperto diciamo lo stabilimento della Corepla, e lì possiamo conferire solo plastica. Per cui questa divisione tra plastica e metalli diventa obbligatoria.